Buon lunedì, iniziamo una nuova settimana insieme, come sempre lo facciamo nel segno delle missioni sulle strade dei viandanti, sulle strade del Vangelo. Oggi ne abbiamo uno speciale. Buongiorno e benvenuto a Fra Rinaldo Totaro. Benvenuto Fra Rinaldo. Bentrovati, grazie dell'invito. Sono contento di essere qui in compagnia di padre Raffaele. Guardate come cambia lo sguardo di Fra Raffaele quando ci sono i suoi confratelli a tenergli compagnia in queste puntate. Buongiorno Fra Raffaele. Buongiorno, buongiorno Maria Antonia, buongiorno a voi tutti. E poi Rinaldo, Rinaldo ci ha cresciuto. Noi eravamo i piccoli giovanotti quando lui era più giovanotto e ci ha messo anche sulla strada del Vangelo, veramente. Sulla strada giusta, sulla, no? Strada giusta, ecco. Ci ha tirato parecchie volte le orecchie. Sì. Intanto facciamo subito gli auguri a Fra Rinaldo, che come i nostri telespettatori sanno perché ci seguono, ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio. Esatto, quindi grazie, siccome grazie. Sei ancora giovanissimo, sì, sì. Immagino che tu come dire, sia diventato sacerdote super giovanissimo, no? Sì, 24 anni, ancora non finivo, cioè che non arrivavo al 25esimo. È stato bello perché poi insomma è avvenuto questo momento, l'ho vissuto qui a San Giovanni Rotondo, nella chiesa Santa Maria delle Grazie, in compagnia, come c'era anche padre Michele Cendra, che è stato anche lui missionario nel Ciad, e ci ha consacrati sacerdoti Monsignor Valentino Vailati, al quale io sono veramente tanto tanto grato, e con lui poi abbiamo instaurato una bellissima amicizia. Lui mi stimava anche, insomma, perché negli anni 80 andavamo a prenderlo giù a Manfredonia per le varie celebrazioni del santuario. Grazie a lui io penso che insomma anche la canonizzazione di San Pio ha avuto un acceleramento, no? Papa Giovanni Paolo II, ma poi anche l'interessamento di Sua Eccellenza Vailati. Raffaele freme, vedo che freme perché vuole raccontare, no, vuole aprire il suo cassetto dei ricordi. Siamo contenti che l'abbiamo qui quest'oggi nel nostro studio, ma vogliamo anche parlare un po' dell'Africa. Ecco, nel lontano 1973 il Signore ti ha messo una seconda vocazione nel cuore. Certo. E ti ha fatto partire nella terza generazione insieme a un altro confratello che è Michelangelo Testa. Ecco che l'anno prossimo lui farà un 50esimo anche, sì, lui, perché 50 anni di presenza in Africa. Michelangelo è andato un anno prima. Sì, eravamo veramente giovani. Guardate che bella quella foto che la regia ci ha fatto vedere per un secondo. Eccola qua, ecco, ecco qua, qui. Che meraviglia. Sì, sì. E allora, quanti anni avevi, Fra Rinaldo? 26. Giovanissimo. 26, sì, perché poi sono stato un anno in Francia dopo l'ordinazione sacerdotale e poi sono andato giù. E il ricordo di questi primi anni, ecco, mi permette Raffaele, che l'ho vissuti veramente con tanta gioia, tanta spensieratezza. Il momento dell'impatto con l'Africa è sempre un po' così, insomma, uno si chiede dove sono capitato, però poi insomma ero in compagnia di frati straordinari, padre Narciso, padre Antonio, lo stesso padre Michelangelo. I primi anni l'ho vissuti a Gorè e anche accanto a lì c'erano le suore di Santa Giovanna Antida, e quindi ecco con padre Michelangelo, e insomma abbiamo vissuto veramente degli anni belli, belli. Di che cosa ti occupavi lì principalmente quando sei arrivato? In quale pastorale ti hanno messo? Ecco. Soprattutto, diciamo, ecco, il mondo giovanile, no? E quindi io avevo scoperto un po' il mondo degli scout in Francia e poi ho continuato lì nel Ciad, nella nostra missione, in tutti i villaggi dei dintorni, diciamo, di Gorè, che era insomma un raggio di 70 chilometri, se ricordo bene, e c'erano insomma in ogni villaggio più o meno avevamo questi gruppi, che poi ecco al di là loro vivevano già in mezzo alla natura. Però abbiamo fatto delle belle cose insieme, abbiamo realizzato delle belle cose per diciamo, grazie agli scout, che poi sono venuti anche due cooperanti, uno della Francia e uno della Svizzera, che hanno fatto il una servizio buona civile, facevano nel Chad e quindi stavano lì a Goree. Oltre gli scout è normale che poi si faceva la visita alle comunità dei piccoli villaggi, quindi anche diciamo, i momenti della preparazione al battesimo, i momenti della vita della comunità, con i responsabili della comunità, i catechisti, insomma tante cose belle, diciamo, che abbiamo vissuto ho vissuto in quegli anni. Abbiamo vissuto perché veramente c'era una fraternità bella, bella, bella lì a Goree. Non so se avete parlato qualche volta di padre Narciso. Sì, sì, abbiamo, qualche puntata fa abbiamo incominciato anche... Fra Raffaele ci sta raccontando un po' tutta la storia delle missioni di padre Pio, come sono nate. Narciso con padre Claudio sono stati veramente dei pionieri, no? Esatto. Padre Claudio di più su BAM con la scuola dei catechisti, padre Narciso di più lì a Goree, che veramente è arrivato che non c'era nulla, nulla, nulla. Quanti anni sei stato tu in Africa? Io sono stato 5 anni, fino al 78. E poi hai avuto anche tu il mal d'Africa tornando in Italia? No, il problema è stato, sì, un po' di difficoltà per il cuore, diciamo, no? E quindi sono stato un po' seguito anche lì. Poi l'ultimo anno l'ho passato a Bebeggià, e lì c'era padre Celestino e la dottoressa Donofrio che stavano creando un centro medicale proprio lì. Che ne parleremo sicuramente nella prossima puntata. Ecco, anche questo, insomma, è stata un'eredità, io credo, una delle eredità che i missionari hanno lasciato al Chad. E quindi, insomma, sono arrivato a momenti un po' di difficoltà. E allora proprio questa dottoressa Donofrio, che stava creando questo centro, ecco, mi ha seguito un po', che poi mi ha detto, dice, forse è meglio che rientri in Italia, perché avevo delle situazioni... E comunque sei rimasto viandante anche in Italia, perché sì, tu facevi riferimento agli scout. A San Giovanni Rotondo ci sono intere generazioni che ricordano quando tu eri assistente spirituale degli scout, esatto, che ti sono rimasti poi vicini tantissimi, sì, sì, negli giovani. Negli anni 80, diciamo, che è stato ricreato il gruppo scout di San Giovanni, e poi, insomma, ecco, tutto quel mondo che girava intorno al santuario. Tra i giovani c'era pure padre Raffaele, che allora era veramente pimpante anche, no? Nelle varie attività, diciamolo, che così. E quindi, ecco, ho magnifici ricordi dell'Africa, ma anche di quel servizio che ho potuto rendere qui a San Giovanni Rotondo. Comunque, padre Rinaldo, tornando anche un po' all'Africa, sì. Io so che il tempo che sei stato tu tra quei tanti giovani, ecco, che hai seguito, molti poi sono diventati anche responsabili di comunità, come catechisti, come persone, ecco, che seguivano, che formavano gli altri, quindi hai buttato veramente un seme che ha fruttificato tanto. Ecco, ricordi qualcuno in particolare di queste persone che in qualche modo... I nomi, ecco, mi sfuggono. Certo, c'era un bel gruppo, insomma, no? Ma anche, io credo, soprattutto la nostra attività era collegata a una presenza costante, diciamo, no? Anche se non era assidua, perché visitare un po' tutti i villaggi era un poco più difficile, però andare, ecco, fermarsi era la cosa più bella che io ho vissuto lì, no? Andare in un villaggio e fermarmi anche 3-4 giorni. Anche con le sue le difficoltà, diciamo, della permanenza lì, perché si viveva nella cappella, diciamo, no? Che era fatta col tetto di paglia e un piccolo muretto intorno, e quindi era visitata continuamente dalle caprette, i topi la notte, ecco. E poi anche quando arrivava qualche volta la pioggia, bisognava spostare un po' la brandina perché ci pioveva dentro. Però tu, che nel creato sei completamente in sintonia, noi ti vediamo anche con il il tuo programma, andare per come dire, sentieri comunque naturali, insomma tu hai un rapporto con la natura che immagino anche in quelle occasioni ti abbia aiutato. Senz'altro, senz'altro, sì, per questo dico che per me più che la vita lì al centro, alla missione, no, a Goré, era di più, proprio mi trasportava la vita nei villaggi, nei villaggetti che poi erano di 500 oppure anche di meno di persone, no? 200, cioè quelle piccole comunità dove poi si passava il tempo prima di tutto a incontrare i responsabili della comunità, poi il gruppo dei giovani e poi le confessioni e poi quelle messe così senza tempo, no? Oggi qui se il sacerdote celebra, per esempio, fa un discorso un poco più lungo, 2 o 3 minuti più, tutti guardano l'orologio subito così. Lì invece tranquilli ci si sedeva sotto l'albero, è bello, si cantavano, danzavano, pregavano. È un po' anche quello che tu hai riportato poi qui con la tua pastorale, veramente un incontro di gioia con il Signore. Bene, allora Fra Rinaldo, intanto abbiamo una foto, i tuoi confratelli ti hanno festeggiato con una torta magnifica, Fra Raffaele ce l'ha mandata, e quindi chiudiamo anche con questa foto che ti ritrae in una foto che abbiamo già visto di te da giovane, bellissima tra l'altro. Se la regia ci aiuta a mandarla, chiudiamo il nostro spazio che ci ha fatto piacere dedicarti, perché insomma oltre a festeggiare i tuoi 50 anni fa sempre piacere ricordare, ecco, gli anni della gioventù, perché sono sempre soprattutto grazia di Dio. Ecco qui la foto, bellissima foto. Laudato sì mi Signore per i miei 50 anni di vita sacerdotale. Allora, eravamo veramente giovani, no? Siamo un po' cambiati. Siete giovani dentro, così cuore, insomma, ecco, non vi siete fermati. Ecco qui, con questa foto rinnoviamo i nostri auguri a Fra Rinaldo e lo ringraziamo per essere stato con noi qui in questa prima parte di questo programma. Grazie caro fratello. Grazie a tutti quanti della Telepadre Pio, o Padre Pio TV, come si dice. In tutti e due i modi. E soprattutto dico a chi ci segue, ecco, un grazie grande per la loro... per essere sempre, no? Uniti vicini a noi. E poi l'assicurazione è che nel nostro cuore ci sono tutti, i loro problemi, le loro difficoltà li portiamo a Padre Pio e alla Madonna delle Grazie. Grazie a Fra Rinaldo, noi diamo la linea alla regia per pochissimi minuti e poi torniamo ancora qui. E ritorniamo in diretta con viandanti sulle strade del Vangelo e parliamo appunto di viandanti, parliamo di missioni e spesso per essere missionari non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo, perché anche rimanendo qui possiamo essere davvero d'aiuto a chi soffre, a quanti hanno bisogno, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni assistendo purtroppo al dramma dei tanti profughi che fuggono dall'Ucraina. Allora mi fa piacere avere in collegamento padre Camillo Ripamonti, direttore del Centro Astalli per i rifugiati. Buongiorno padre Camillo. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Insieme a noi in studio c'è anche Fra Raffaele Mangiacotti, missionario cappuccino. Noi portiamo avanti questo programma già da diversi mesi e sappiamo che il senso della missione si trova dovunque, che si può essere viandanti anche rimanendo fermi paradossalmente. Allora io avevo piacere di avere in collegamento lei, perché voi siete il Centro Astalli, lo spieghiamo a chi ci segue, è la sede italiana del servizio dei Gesuiti per i rifugiati, è da 40 anni impegnata in attività e servizi che hanno proprio l'obiettivo di accompagnare, servire e difendere i diritti di chi arriva in Italia in fuga dalle guerre, da persecuzioni, da torture. Allora la prima domanda padre Camillo è a voi, come esiste un modo giusto per accogliere, che significa accogliere? Accogliere è innanzitutto, credo, una dimensione interiore, cioè l'accogliere non è soltanto una questione di spazio, non di spazio libero all'interno delle nostre case, all'interno del nostro paese, ma è principalmente una dimensione interiore. Io faccio spazio dentro di me a qualcun altro da me, a qualcun altro che ha più bisogno o ha bisogno di essere accompagnato, di essere aiutato. Quindi in questa dimensione interiore poi ne conseguono tutti gli atteggiamenti di costruzione di spazi e di situazioni di accoglienza. Però senza una dimensione interiore rischiamo semplicemente di essere degli operatori pratici ma senza cuore. Ecco, noi stiamo vedendo adesso anche le immagini del vostro sito, appunto Centro Astalli, da 40 anni con i rifugiati che vivono una condizione psicologica davvero, come dire, di grande sofferenza, padre Camillo. Sì, dobbiamo ricordare che i rifugiati, i migranti forzati sono quelle persone che non scelgono di partire dal loro paese, ma sono costrette dalla situazione che stanno vivendo, per esempio le guerre, ma sempre di più per esempio dai cambiamenti climatici che costringono le persone a partire. Si mettono in viaggio a volte senza sapere neppure verso dove, e il progetto migratorio di queste persone si costruisce nel tempo. E quindi ecco che è importante accompagnare queste persone, essere al loro fianco per costruire questi progetti migratori, questi programmi migratori. Padre Camillo, l'ONU parla a proposito della guerra in Ucraina di circa 10 milioni di persone costrette alla fuga e della crisi di profughi più veloce in Europa dalla seconda guerra mondiale. Ecco, che significa questo più veloce? Ma significa che nel giro di un mese questi 10 milioni di persone sono scappate dalle loro case, quindi in tempi molto, molto rapidi, e questo appunto comporta anche la necessità di venire incontro a questa situazione con altrettanta rapidità, che però non vuol dire caoticità nel gestire appunto l'accoglienza e i trasferimenti, ma significa coordinarsi in questa situazione così repentina che ha messo in movimento 10 milioni di persone. Non dimentichiamo che nel mondo i rifugiati sono più di 80 milioni, per cui l'anno prossimo, nel 2022, si dovranno aggiungere questi 10 milioni, quindi un salto enorme. Padre Camillo, mi ha colpito molto una sua riflessione che va proprio, come dire, è anche molto tenera, se posso usare questo aggettivo, perché va davvero a toccare i sentimenti più intimi di queste persone. Lei ovviamente giustamente sottolinea che arrivano in Italia, tra l'altro in questo momento, anziani, soprattutto donne e bambini, e arrivano con uno stato d'animo che, come dire, loro immaginano, ecco, di poter ritornare presto nelle loro case, e ovviamente per come si sta invece evolvendo la situazione, questo ritorno a cui loro ovviamente pensano e sperano, insomma, in tempi brevi, ovviamente si fa più improbabile. E questo che cosa comporta? Anche e soprattutto per questi bambini che fino a un mese fa andavano a scuola, facevano la loro vita normale da bambini. La mentalità del rifugiato, i pensieri dei rifugiati in generale sono questi, cioè chi scappa repentinamente dalla propria terra spera che tutto possa risolversi nel più breve tempo possibile, di poter ritornare a casa. Infatti la maggior parte dei rifugiati attraversa le frontiere e poi aspetta che la situazione possa rientrare. Però purtroppo sappiamo che la guerra ha un inizio, ma non sappiamo mai quando finisce, e molti rifugiati purtroppo in corso d'opera devono cambiare anche il loro modo di pensare, quindi devono adattarsi alla situazione che spesso degenera. E questi bambini purtroppo dobbiamo accompagnarli anche a questa riflessione. Magari in questo tempo di fine anno scolastico potrebbe essere utile per loro appunto continuare in parte quello che facevano anche la scuola in Ucraina, nel loro paese, e fare appunto delle attività che possono permettergli anche di ripensare, di rimeditare quello che hanno vissuto. E poi con l'inizio dell'anno prossimo, se la guerra purtroppo continua, appunto cominciare in modo più organico l'inserimento e l'integrazione di queste persone nel nostro territorio. Ecco, essere agevoli e fantasiosi anche nella carità. Padre Camillo, noi intanto ricordiamo il vostro sito www.centroastalli.it, dove appunto si possono conoscere anche tutte le attività, tutto quello che mettete in campo per aiutare i rifugiati. In questi giorni l'accoglienza, diciamo la risposta in Europa è stata anche, diciamo, eccezionalmente straordinaria. Tanti hanno aperto le porte delle loro case, anche privati che hanno accolto direttamente nelle loro case. Allora, che cosa si sente anche di consigliare a chi sta come dire, affrontando un percorso di accoglienza che non è una cosa sempre facile? Beh, io credo che la cosa importante in questo momento, soprattutto per famiglie che l'hanno fatto, diciamo, singolarmente, appunto senza appoggiarsi a grandi realtà, ecco, di andare a cercare quelle realtà che da tanto tempo si occupano di accoglienza dei profughi, degli immigrati, per esempio la Caritas e altre realtà, in modo tale da avere anche delle indicazioni per fare un'accoglienza che sia il più adeguata possibile in questa circostanza, perché le persone che lo fanno da tanto tempo sanno dare delle chiavi di lettura che accompagnano chi appunto ha messo a disposizione la propria casa e il proprio spazio di vita, perché tutto possa proseguire nel tempo, perché il rischio appunto è che ci sia l'entusiasmo del momento ma poi la stanchezza nel tempo. Ecco, per evitare questa stanchezza forse è bene appoggiarsi a chi appunto sa come affrontare queste situazioni nel tempo. Lei crede che questa emergenza in qualche modo possa, abbiamo davvero un minuto, le chiedo scusa perché le chiedo di essere sintetico quando invece il tema è complesso, però proviamoci. Lei crede che questa emergenza in qualche modo possa aver cambiato anche lo sguardo su questo dramma dei rifugiati? Ma io lo spero, io spero sempre appunto che il cuore degli uomini possa convertirsi. Fino adesso non è stato così, magari avere la guerra sempre più vicina a casa propria, capire appunto attraverso persone che magari si conoscono qual è il dramma delle persone che sono costrette a fuggire, può aiutare a cambiare il cuore. Allora trasformare questa situazione di crisi così drammatica in un'occasione per cambiare il nostro mondo in un mondo più giusto e in un mondo più in pace. Grazie padre Camillo, buone cose, buon cammino a tutti voi e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Fra Raffaele, ci tenevamo tanto ad avere la testimonianza di padre Camillo Ripamonti, perché in un momento appunto in cui il dramma dei rifugiati si fa davvero, come dire, presente in maniera così, insomma, importante, parliamolo, ricordiamo, l'ONU parla di 10 milioni di persone costrette alla fuga. Speriamo che davvero quello che abbiamo chiesto a padre Camillo anche prima, di poter guardare a questo dramma con occhi anche diversi, perché sappiamo bene che non è un dramma di oggi, no? Ci sono ancora le immagini dei naufragi nel Mediterraneo, le immagini dei profughi al confine tra Polonia e Bielorussia, e quindi insomma forse... Sì, io penso che veramente noi adesso stiamo guardando un po' di più, perché ci tocca più da vicino, perché è l'Europa che è toccata. però non dobbiamo dimenticare che nel mondo ci sono ancora tante guerre, ecco, lui l'accennava, molti certo. all'inizio scappano per i cambiamenti climatici, scappano perché si sono installati dei terroristi sulle zone, quindi ci sono tanti motivi che fanno fuggire e magari quello che succede dall'altra parte del mondo noi nemmeno abbiamo la minima idea di che cosa succeda, ecco, quindi aprire gli occhi, perciò l'accoglienza penso che sia un dovere. La parola di Dio lo dice, tante volte chi accoglie anche un fratello non sa che certe volte ha potuto accogliere anche degli angeli, questa è proprio la parola di Dio, quindi l'accoglienza è una cosa sacra che tutti dobbiamo in qualche modo misurarci in questa accoglienza. E continueremo a parlare del dramma della guerra e lo faremo insieme ad un nostro amico che venne tra l'altro in una delle prime puntate, forse addirittura la seconda, Fra Francesco Monticchio, missionario cappuccino in Mozambico per 40 anni, lui insomma la guerra l'ha vista con i suoi occhi, quindi sa che cos'è l'orrore della guerra e ce lo racconterà, ma prima ci fermiamo, diamo la linea alla regia per pochi istanti e poi si torna ancora qui insieme. E ritorniamo in diretta e come promesso prima dell'interruzione pubblicitaria ci colleghiamo con Fra Francesco Monticchio, missionario cappuccino, che è stato per 40 anni, oltre 40 anni in Mozambico. Buongiorno padre Francesco, come stai? Buongiorno, buongiorno, saluto te, saluto i teleascoltatori. E Fra Raffaele che è anche con noi. Piacere. Ciao, allora Fra Francesco, innanzitutto come stai? Bene, bene, grazie a Dio, sì, sì, sì. Mi sento bene, sto meglio, sapete che sono stato ricoverato lì con problemi, ma adesso grazie a Dio sto meglio, sì. Bene, bene, ci fa piacere e noi abbiamo voluto chiamarti oggi perché stiamo raccontando anche, insomma, stiamo vivendo purtroppo in queste settimane l'orrore della guerra in Ucraina. Abbiamo prima avuto in collegamento padre Camillo Ripamonti, direttore del Centro Astalli, che ci ha parlato appunto del dramma dei rifugiati. Noi sappiamo che tu la guerra l'hai vista e l'hai vissuta e quindi volevamo chiederti che esperienza è stata quella, in che modo ti ha, diciamo, segnato e che significa essere missionari in posti di guerra. Certo che è una situazione veramente difficile, è stata una situazione veramente difficile. Vi dico che ho dovuto viaggiare con aerei cadenti e poi quando c'erano gli attacchi della guerriglia io ho dovuto fuggire insieme alla gente, anzi direi così, la gente mi ha protetto, ero l'unico bianco e quindi mi mantenevano al centro del loro gruppo, abbiamo dovuto scappare. Abbiamo dovuto sopportare veramente momenti drammatici e poi la guerra ha prodotto quello che oggi chiamiamo appunto i rifugiati interni, quelli che fuggivano e che andavano in altre nazioni. Io sono dovuto andare con una colonna militare in Malawi per visitare i miei parrocchiani, diciamo, che ne erano allora 200.000. per aiutarli, per dare il senso della nostra presenza, del nostro accompagnamento. E sono state cose veramente difficili. Oggi a vedere queste immagini dell'Ucraina, vi assicuro che sto rivivendo gli anni miei del Mozambico, perché insomma dal 70 fino al 92 è stata sempre guerra in Mozambico, quando finalmente è stata la pace dopo la seconda guerra, la guerra civile, diciamo. E quindi sto vivendo questo dramma ancora una volta, vedo nelle persone che scappano, nelle persone che si rifugiano, e tutto l'orrore di ciò che abbiamo vissuto quando c'era questa situazione lì in Mozambico, e la fame, ecco la fame, l'altro aspetto brutto, i bambini che ti facevano tenerezza, pietà, dolore. E quando arrivavano le persone che erano state, per esempio, che so io, una settimana a camminare nella foresta per poter arrivare in una città, in una zona più sicura, bene, vedevi questi bambini completamente denutriti, pelle e ossa. Era una cosa orribile, una cosa orribile. Per fortuna avevamo anche molti aiuti da parte appunto della nostra organizzazione qui in Italia, che raccoglievano alimenti, raccoglievano di tutto, e quindi quando arrivavano questi bambini gli davamo qualcosa per cominciare, per non morire e per ricominciare a vivere, diciamo, e così anche i loro genitori e tutti. I genitori, specialmente le mamme, vestiti di sacco, ma non si tratta di sacco, quel sacco normale di raffia. Era un sacco che loro ricavavano da una corteccia di un albero, per cui era un autentico cilicio, un cilicio dei cappuccini antichi, quelli che usavano anticamente nel 1600. Per quanto tempo, Fra Francesco, per quanti anni tu hai vissuto questa condizione? Diciamo che dal 70, quando io sono arrivato in Mozambico, fino al 75 è stata la prima guerra, la guerra dell'indipendenza, quindi la lotta contro il colonialismo, che è terminata finalmente il 25 giugno con la proclamazione dell'indipendenza del Mozambico. Ma l'indipendenza è stata proclamata da un partito marxista-leninista, stiamo nel 1975, il partito si chiama Frelimo, Fronte Liberazione Mozambico, e praticamente non tutti i guerriglieri erano d'accordo tra di loro per mantenere, come devo dire, per mantenere questa linea marxista-leninista, per cui un gruppo di loro si è staccato, si è dato alla macchia, alla foresta, e sono diventati partigiani, diciamo, ecco, ed è cominciata la guerra civile. La guerra Quindi diciamo civile. Hai per tantissimi anni, insomma, hai vissuto, certo, questa condizione. Dal 76 al 92 ancora sempre guerra, sì, continuamente. Io ho vissuto solo 6 anni di pace praticamente in Mozambico. Quindi insomma questo ci fa capire davvero anche il dramma poi di questi paesi, no, Fra Raffaele, certo, che sono martoriati dalla guerra. Posso farle anche io una domanda, ma in quel periodo così terribile, in questi momenti terribili, ecco, i religiosi come erano trattati? Perché so che ci sono stati anche dei martiri in quei momenti, quindi anche molti religiosi perseguitati. Eh sì, ti dirò, diciamo, questo è successo proprio adesso, fa 33 anni, il dramma dei martiri di Gnassunge, proprio 33 anni fa, nel 1989, è successo appunto il giorno dell'angelo, lunedì dell'angelo, il giorno dopo Pasqua, che fu attaccata la missione di Gnassunge, e lì c'erano 4 frati. Uno era a celebrare la Pasqua in una zona più lontana, era in una tournée, diciamo così. Gli altri 3 erano in missione, e un altro frate ancora, quello mozambicano, l'attuale arcivescovo di Maputo, Monsignor Francisco Scimoio, quando vide, insomma, che le cose davano veramente male durante l'attacco, via fiume scappò con i novizi, perché era anche noviziato allora lì, e quindi scappò. Gli altri 3 vollero rimanere lì in casa perché volevano essere testimoni. Uno dei frati, padre Camillo, diceva così: fuggire, perché fuggire? Noi dobbiamo rimanere qui perché il Signore certamente ci protegge, non ci abbandona, non ci farà morire, perché siamo il segno di speranza, il segno del futuro di questo popolo. Noi dobbiamo rimanere qui e soffrire con loro. Ed è stato proprio qualche ora dopo che hanno accerchiato la missione, e sono arrivati al rifugio dove si erano nascosti i 3 frati, e due furono ammazzati immediatamente proprio lì, sul posto del loro rifugio. Un terzo è stato ferito e abbandonato come morto, ma poi è venuto a morire anche lui. Io il giorno dopo, diciamo, questo è successo il 27 marzo 1989, e io il 28 marzo venivo da una tournée in una missione in una zona proprio di guerra, anche quella, e riuscii ad andare nella missione di Gnassunge e incontrai i due corpi insieme dei frati che erano stati trucidati e martirizzati proprio lì. L'altro poi è morto ad alcuni chilometri di distanza, se lo erano portati con loro i guerriglieri. Questa Bene. È la guerra fra Francesco, fra Raffaele, insomma, perché a volte ci perdiamo nelle analisi geopolitiche dei conflitti e dimentichiamo che la guerra è questo, è morte, è davvero sofferenza, è un orrore, come anche Papa Francesco nell'Angelus di domenica scorsa ci ha ricordato. Noi ti ringraziamo, Fra Francesco, per essere stato con noi. Intanto voglio ricordare anche che tu racconti la tua esperienza in un libro, racconti tutto questo in un libro che è 70 anni in Mozambico per la liberazione dell'uomo, quindi sì, è una storia tua, personale, dei tanti missionari, anche per chi vuole approfondire la storia di questo paese. Grazie davvero, Fra Francesco, per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, pace e bene. Fra Raffaele, Papa Francesco nell'Angelus di domenica ha usato parole molto dure, le vogliamo ricordare, ha affermato tutto questo è disumano, anzi è sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana, soprattutto contro la vita umana indifesa che va rispettata e protetta e non eliminata e che viene prima di qualsiasi strategia. Non dimentichiamo, ha esortato Papa Francesco, la guerra è una crudeltà disumana e sacrilega, e tra l'altro il 25 marzo ci sarà proprio l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria dell'umanità intera, in particolare della Russia e dell'Ucraina, e l'invito del Santo Padre anche a riunirsi in preghiera tutti insieme. Grazie, Fra Raffaele, per averci accompagnato anche questo lunedì. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti voi per averci seguito e noi ci ritroviamo, Viandanti sulle strade del Vangelo, come sempre lunedì prossimo.